Dopo alcuni anni di stop si riprende, soprattutto la voglia e la passione di questa disciplina che è il Vespa Club, adesso a tiratura nazionale. Assolutamente sì, e innanzitutto diamo il benvenuto a tutti coloro che hanno raggiunto Racalmuto. Finalmente, dopo anni di Covid, anni comunque di un attimino sospensione dell'attività, abbiamo ripreso e a quanto pare abbiamo ripreso a pieno, perché abbiamo tanti partecipanti provenienti da tutta la regione, addirittura abbiamo pure un partecipante che ci ha raggiunto dalla cittadina di Asti, quindi per noi è un grande orgoglio. Poi quest'anno a maggior ragione, perché dopo aver fatto conoscere nelle edizioni precedenti il nostro territorio, oggi vogliamo portare i nostri ospiti proprio a visitare il tesoro di Racalmuto, che sono le miniere, e poi saremo alla cantina sociale della torre. Quindi ringraziamo sia l'Italcali che ci ha concesso questa opportunità, che il presidente della cantina sociale della torre, tutto il direttivo, che anche loro ci hanno concesso la possibilità di vivere appieno quella che è la location tipica di Racalmuto per quanto riguarda la produzione del vino. Serve anche questa iniziativa per movimentare e ripopolare il nostro paese. Di domenica non si vedeva più movimento del genere. Di questo ne siamo più che orgogliosi, ed è doveroso ringraziare l'amministrazione comunale e soprattutto nelle persone dell'assessore Angela Penzillo e anche il presidente del consiglio Carmelo Falco, che ci hanno dato grande assistenza, oltre che ovviamente alle forze dell'ordine e ai volontari riuniti di Racalmuto, perché grazie a loro oggi possiamo essere qui in sicurezza, possiamo far rivivere questa piazza, e il rombo di motori riempie il cuore di tutti noi, perché è un qualcosa che sentiamo dentro, e ci sono tantissimi cittadini, tantissimi compaesani che si sono presentati per venire a vedere questo spettacolo di colori e di suoni. Emozionatissimo oggi con tutta questa gente che è venuta per onorarci qui a Racalmuto e dare elogio a Racalmuto per tutta questa una bella manifestazione. E che dire, sono contentissimo di essere qua con tutti, con Andrea e Mario e tutta la compagnia, diciamo. Noi negli anni questa iniziativa l'abbiamo sempre seguita, è una manifestazione in crescita. Certo, e sono 11 anni del nostro Vespa Club e 11 anni che noi abbiamo dato tutto per Racalmuto e tutto per il nostro Vespa Club. Cosa c'è in cantiere per il futuro? In cantiere per il futuro c'è sempre di proporci e andare sempre avanti e fare le cose meglio che possibile. Racalmuto rivive anche con il raduno nazionale del Vespa Club? Certo, Racalmuto deve rivivere, perché Racalmuto è il nostro paese. Racalmuto è il nostro paese. E oggi, dopo tanti anni, si rinizia con le iniziative estive, e il raduno è proprio la prima iniziativa di quest'estate di Racalmuto. Abbiamo circa 200 presenze e l'amministrazione non poteva che non appoggiare questa iniziativa, insieme al presidente dei Vesperti Bellomo, il vicepresidente Ciacia, che oggi stanno organizzando alla grande questo evento. Faremo un giro per Racalmuto, per il paese di Ciacia, per le vie Ciacia, una sosta alla miniera, e poi ci recheremo alla cantina per festeggiare allegramente e ballare, mangiare e divertirci. Anche il Vespa Club di Agrigento non ha voluto far mancare la sua presenza qui al raduno nazionale a Racalmuto. Sì, siamo presenti anche qui su questo evento di Racalmuto, visto che la Vespa tiene unita l'amicizia, tiene il divertimento, ci fa ricordare i bei tempi passati della nostra gioventù, e serve sempre anche per stare sempre tutti assieme e continuare sempre la bella amicizia che c'è vespisticamente. Racalmuto è una bella città, merita questo e di più delle Vespe Racalmuto. Per noi è sempre un piacere venire qui a Racalmuto, perché i ragazzi ci danno tanto sport all'età e sono ragazzi veramente eccellenti, e a noi piace venire sempre a Racalmuto anche perché c'è tanto da vedere. Tanto da vedere, ma serve tanta passione anche. Ma sicuramente, se non c'è la passione non potremmo essere vespisti. Noi veniamo da Sciacca, siamo il Vespa Club Sciacca Terme, amici in Vespa, e di nuova costituzione ma di vecchia data come vespisti, e partecipiamo ben volentieri anche perché conosciamo i vespisti del Racalmuto da parecchi anni, per cui giustamente ci sembrava giusto rendere omaggio ai racalmutesi.
Un'esperienza che bisognava assolutamente rilanciare dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Certamente, dopo 2 anni di Covid questi raduni per noi sono una liberazione. E come vede ci accomuna la passione della Vespa, che dire, viva la Vespa sempre. Lei da dove arriva? Da Prizzi. Prizzi in provincia di Palermo, sì. Anche le donne con la passione della Vespa? Sì, certo, ovviamente. Si riprende dopo qualche anno di stop? Sì, finalmente sì. Siamo stati 2 anni fermi, adesso dobbiamo riprendere in mano la nostra vita. È la prima volta che lei viene a Racalmuto? Sì, sì, è la prima volta. Finalmente abbiamo ricominciato, dopo 2 anni di Covid, finalmente siamo orgogliosi e contenti di far parte di questo meraviglioso raduno. Noi l'abbiamo fatto 2 settimane fa a Prizzi, abbiamo fatto un grossissimo evento e adesso abbiamo il piacere di partecipare a tutti gli altri eventi, iniziando qui da Racalmuto, che siamo veramente orgogliosi di essere qui in questa meravigliosa domenica assieme a tantissime Vespe e tantissimi amici.